fatta questa mega operazione, ecco la squadra definitiva di Aegis. Thanatos, auto, più carica, concentrazione, potenza e debilità. Orfeo Telos, divino, ma con urlo di trionfo, che è la cosa più importante. Satana, divino, con attacco singolo e multiplo. Mikael, taglio. Asura, da completare, ma colpo. Shiva, perfetto, sparo. Hecate, fuoco. Kamu Susanoo, ghiaccio. Koryu, fulmine. Norma, vento, con la possibilità di salvarci il culo. Kaguya, pura luce. Magatsu Izanagi in realtà è qua come plus, ma non mi dispiace, quindi buio. E così abbiamo una persona per ogni elemento. L'alba di una nuova storia. Questo è un bel titolo effettivamente per Aegis. E farei un ultimo piccolo cambiamento, cosa che poi sostituiremo a tempo debito. Diamo anche a Orfeo Telos crescita 3, così da beccarsi i punti esperienza di tutti. Questa cosa non è indispensabile, ma perlomeno ci semplificherà la sua crescita. Togliamo potenza bersaglio multiplo per il momento e torniamo dentro. E ora, dato che la cosa ci serve, mettiamo subito in campo Orfeo Telos. Benissimo, anche la carta di Signore delle Armi, ottimo. Asura prende anche Mano di Dio. Eccola qua, strenua resistenza. Sarebbe stata più utile effettivamente messa su Orfeo Telos, ma me la sono scordata onestamente. Ma va bene così, anche perché se dovessi farlo, cosa togliamo? Ok, sì, insegnarglielo non dovrebbe essere un problema, rifarla così. Quindi insegniamo strenua resistenza ad Asura. Togliamo magari un secondo potenza colpo. La insegniamo ad Orfeo e poi reinsegniamo potenza colpo ad Asura. Facile, un giro semplice. Benissimo, saliti di livello tutti. Asura mi apprende quello che ci serviva. Però dato che ci sono due forzieri gialli, meglio controllare, si sa mai che appare la cosa dell'orologio. Forziere numero 1 ci aprirà la torre dell'orologio? No, forziere numero 2 ci aprirà la torre dell'orologio? Scopriamolo immediatamente, cosa c'hai? Potenziamento. Perfetto, perfetto. Queste sono le soddisfazioni che voglio da sto gioco. Cazzo. Allora, Sanada è rimasta tanto indietro, ma anche Amada. Allora, facciamo Mitsuru e Amada. Sì, perché sono rimasti troppo indietro. Tanto adesso direi di fare switch con Koromaru, così si prende anche lui un po' di punti esperienza. E anche con Sanada. È stata veloce la cosa. Perfetto, ora ci porteremo Koromaru e Akiko. Intanto possiamo anche rifare Orfeo. Gli abbiamo reinsegnato tutto quello che gli serviva. Non cambiamo assolutamente nulla. Assolutamente questa volta. E questa volta salviamo. Sai che ora che abbiamo la persona perfetta, credo proprio sia arrivato il momento. Andiamo ad attendere il suo arrivo allora. Anche se quel nemico lì grosso potrebbe essere comunque buono, sai? Fermo lì tu. Vali comunque un sacco di punti. Perfetto, ci danno anche la mano arcana. Ottimo. Benissimo. Madonna mia. Va bene già questo piuttosto che farmare il Reaper praticamente. Bene, ora ci mettiamo qui ed aspettiamo. Ok, dove sei bello? Sta arrivando. E noi questa volta siamo pronti. Eccolo. Buongiorno. Ok, fa un po' male, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, Yukari. Sono sicuro che ce la possiamo fare. Prima di tutto lo debilitiamo. Non ci frega niente in realtà, perché se usiamo Armageddon in teoria dovrebbe morire. Però per sicurezza meglio stare tranquilli. Dicevamo, Armageddon, distruggi i miei nemici. E con Orfeo Telos questo ci semplifica la vita tantissimo. Ho pure la mano arcana, ma pensa. No, non ci voglio credere. Ho fatto tutta sta manfrina per avere risurrezione io. Ho fatto tutta sta menata incredibile per avere risurrezione e tu mi dai la carta. Vaffanculo, ha rallentato ora. Vaffanculo.
483.000 e due bottoni addirittura. Porca di quella troia. Beh, possiamo dire che il distacco di Koromaru e Akiko è stato appianato in un secondo. Ok, visto che me la sono giocata con crescita 3, devo togliere un'abilità da Thanatos, un'abilità da Satana, un'abilità da Mikael e un'abilità da Kaguya e una da Magatsu Zanagi, che così tutti quanti li potenziamo col prossimo giro di Reaper a questo punto, quando avremo la teurgia già al massimo, ovviamente. Davvero strano. Presto tutto sarà rivelato, ma più ci avviciniamo più mi sento nervosa. Sento che non finirà tanto facilmente. Mi dispiace, non dovrei parlare così quando siamo quasi arrivati. Inoltre, anche se dovesse succedere qualcosa, penso che staremo bene. Grazie per esserti impegnata tanto, Aegis. Sei diventata un'ottima leader. Solo un altro po', possiamo farcela, la sento. Di nuovo la monade. Beh, io ti dico che in realtà, appena abbiamo la teurgia carica, tentiamo di nuovo l'assalto al fortino. Pensa un po' al culo, c'è anche una mano d'oro. Che tanto ormai ci dà meno di quanto ci diano i nemici normali, è incredibile sta roba. Oh, Shiva è quasi al 99, l'abbiamo appena fatto. Shiva è quasi al 99, l'abbiamo appena fatto, oddio. Sta squadra qui è anche meglio di quella che abbiamo fatto nel gioco originale. È assurdo. Dunque, prima di entrare nella porta della monade, perdiamo ancora un po' di tempo, che così facciamo riapparire di nuovo il Reaper. Eccolo di nuovo. Dobbiamo aspettare che arrivi. Eccoti qua. Certo che ho un piano, farlo saltare in aria come prima. Manco fosse un piano difficile. Cioè, manco ci fosse da discutere sulla cosa. Mi sembra ovvio. Facile. E ovviamente ci prendiamo l'esperienza extra. Sanada, dicevamo, piano? Appena arrivato già è al massimo. Benissimo. Meglio di così. E pensare che quelli più indietro erano questi due. Questi due sono arrivati al livello 30 e guardali ora. Sono così fiero dei miei figli. Reaper, Reaper, Reaper. Ormai sei il mio passatempo preferito. Sarei sorpreso se sopravvivesse a un attacco di Armageddon. E spero che non succeda, continuando ad ucciderlo, che tipo aumenta la vita, io non lo so. La mia fortuna è che comunque, se anche dovesse sopravvivere e ci dovesse uccidere, abbiamo Orfeo Telos con resurrezione. Goodbye, my old friend. È stato soddisfacente a dir poco. Asura, a posto. Possiamo mettergli la sua resistenza al vento. Norma, anche lei appena rifatta, 83 di magia. Kaguya, stai tranquilla che con te ci aggiorniamo tra poco. Quindi adesso duplichiamo un po' di crescita. Dopo aver battuto il Reaper più volte, sono uscito per vendere tutta la roba. Siamo arrivati a 6 milioni di yen. Tantissimo. A parte quello, finalmente tutta la squadra, Mitsuru compresa, è arrivata al 99. Ora bisogna solo decidere chi fa parte del party e chi no. E anche tutte le persone della squadra sono arrivate al livello 99. Tutte, tutte, tutte. Alcune sono arrivate anche al massimo delle loro statistiche, altre poco ci manca. Per esempio Koryu, 79 di magia. Non male, ma possiamo fare di meglio. Susanoo, ovviamente, è arrivato al massimo dell'attacco, ma la magia ancora no. Però comunque a livello di statistiche schifo non fa. Mentre Shiva e Asura a livello di forza non sono ancora arrivati al massimo. Danno ne fanno, ma possiamo fare di più. Abbiamo quindi ottenuto il modello Nihil nero, che è il modello più forte che possiamo trovare. Dipende tutto se vogliamo sprecarci, tra virgolette, nel creare tutti quanti gli equipaggiamenti migliori per i nostri compagni. E abbiamo ottenuto anche il modello Nihil bianco, che è la controparte per altri tipi di arma. L'unica cosa che non vedo è che non c'è l'arma di Aegis. Quindi direi di comprarci un po' di incensi del potere e un po' di incensi della magia. Prendo quelli di livello 2 perché costano un po' di meno rispetto ai materiali più rari, e tanto alla fine siamo comunque vicini all'obiettivo, quindi poco ci manca. Bon, così sia Azur che Shiva sono a livello 90 di forza. Con tutti sti soldi che abbiamo, eventualmente se volessi farmi tutti quanti gli equipaggiamenti per le persone che mi servono, non ci vuole nulla. Basta andare di nuovo di sotto, aspettare l'arrivo del Reaper, nuclearizzarlo, portare tutte le persone al massimo e prendermi i loro oggetti. Prima che me lo dimentico, registriamo tutti. Comunque adesso non mi metto a farmare
tutti gli oggetti, anche perché onestamente credo che qualcosa ancora ci manchi. Ci manca l'arma per Aegis, che non era nell'inventario della signora, il che è strano. Quindi a meno che adesso di storia non troviamo l'equipaggiamento finale di Aegis, vuol dire che qualcosa ancora manca. Ora, a differenza della partita precedente dove spammavamo Scao Scarlatto di continuo, qua potremmo eventualmente spammare Armageddon, perché tanto abbiamo Orfeo Telos con Urlo del Trionfo, il che vuol dire insta kill per tutti e ricarica totale per noi. Ma siccome così, a parer mio, mi sembra di rompere un po' troppo il gioco quel modo, cerchiamo... La storia prenderà una svolta decisiva dopo questo punto. Si consiglia di salvare addirittura. Minchia, ho fatto benissimo allora a portare tutti al 99. È tutto pronto? Andiamo. Non me l'aspettavo. Davvero? 別に今までと同じに見えるけど辿ってきた道筋を考えればそのはずだそしてここに時の狭間の発生源空回りの原因があるということだがそうだみんなに伝えることがあるんでした Perché giustamente, no? Momento importantissimo, tutte le rivelazioni, eh? Aspetta, mi sono ricordata una cosa, adesso proprio. Fuka, perché? Perché fai così in sto cazzo di DLC? Mai ni toki no hazama ni kansuru shiki ga atta tte hanashita to omou desu kedo. Nani ka wakatta no ka? Sentiamo. Kichitsu ga tashika nara, koko wa Tartarus hassei to douji ni hansayou toshite umareta. Vabbè. E quello ormai credo sia abbastanza ovvio, no? Kyodaina to ga kyū ni dekita koto no handou de aita kyodaina ana te koto mitai desu. Ja, moshikashite koko wa 10 nen mae kara sonzai wo shirarete ta no ka? Tartarus ga kiereba issho ni kiete shimau hatsu de furenakereba mugai to hannan sareta mitai desu. Toyu ka era abbastanza plausibile. エラ、バッサンザプラウジビル。待てよ。超いるじゃんか、シャドウ。それにタルタロスを消せば消えるって、そんならもうとっくにないはずだろ?それ、どっか間違ってんじゃんねえの?いいえ、筋は通ってますよ。何かの力のせいで消えるはずのものが消えてない。 天秤が 片側だけ軽くなったせいで傾いてる。 Cioè, quindi mi stai dicendo che nella loro teoria era giusto che dovesse scomparire, perché una volta scomparso uno doveva scomparire l'altro, ma per qualche arcana ragione è scomparsa solo una e di conseguenza l'abisso è rimasto intatto perché non è scomparso insieme al Tartaro. Ha senso, ma ovviamente dobbiamo sapere il perché l'abisso non è scomparso ora. 何かの力って?そう。それがここにあるんじゃないですか?あなたたちと深く関係している何かが。んだよ、それ。俺らが何したってんだよ。たんてこぜ、順平、ふてやめんて。ここにもまたあの扉が。たんてこぜ、めてファット。どういうことだ? Rimane Koromaru. No, beh, io credo che o è Metis o è Aegis. Potrebbe essere il protagonista, ma penso più loro due. そういや、そうだな。他に俺らの中で力に目覚めたのって。いいじゃない。 Esatto, è già lì la porta, andate, andate e vedete. Demo, geyin ga nani de aru toshitemo, sore wa toki no hazama o kesasenai hodo. La motivazione di Koromaru. Watashi tachi wa sore o tataki ni kita wake desu. Sentou ni naru kanousei ga arimasu. Imamade de ichiban no shinchou sa ni nozomu beki desu. Se il gioco addirittura ci ha detto: guarda che da questo punto in poi la storia avanzerà in modo importante, salva addirittura. Non so se siamo alla fine del DLC, ma poco ci manca. Sodana, doyara kore de ketchaku ni narisou da. Daijoubu.
私たちなら十分やれる。lo sai tu, eh? Vabbè, andate e vedete a questo punto, cioè non ha senso tergiversare. È Aegis, ovviamente. Watashi wa... Anata wa... Matte! Matte! Onegai! No, poverina! Cioè, quindi mi stai dicendo che è Aegis che sta tenendo su tutto quanto? Cioè, non era colpa neanche degli altri, ma è colpa sua. Anata o mamoru tte yakusoku shite, sore o jibun no ikiru akashi ni suru tte kimete. Forse dover lasciare andare a questo punto sarebbe anche meglio. Mi stai dicendo che la sua determinazione a mantenere la sua promessa di tenerlo al sicuro sta continuando a tenere vivo, tra virgolette, il suo spirito e di conseguenza non può far cadere il Tartaro. La butto lì, ho un po' di brivido, effettivamente. Come motivazione non mi dispiacerebbe. Esatto. E fin là lo sappiamo ormai. もうない。それでも私生きていけるの意味はあるの? こんなことならただの機械に戻ってしまいたい。 No, che brutta cosa. Tra l'altro è cambiata anche la faccia, è proprio diventata da macchina. L'origine del suo che ha creato Metis. Lo sapevo, io ci ho sempre avuto ragione dall'inizio. Lei è un'anomalia creata da Metis dai ricordi del protagonista. Lo sapevo che Metis era un'anomalia di tutto ciò. Io l'ho sempre detto che... Io l'ho sempre detto. Allora, a questo punto però mi viene il dubbio. Lei è un'anomalia fisica, quindi è effettivamente un essere vivente? O è come Teddy e quindi lei è una manifestazione di un'ombra, quindi anche come Morgana? Cioè, lei è l'ombra di Aegis a questo punto, data dai ricordi però di Makoto? Nanno kikkake nanda? アイギスは目覚めてペルソナを得たわけじゃないだろ。目覚めたじゃないですか。彼と同じ特別なペルソナ能力。え、exacto。アイギス、何なのこれ。いつの出来事。いつもここで目が覚めるんです。別れがあんまり苦しかった私は部屋にうずくまったまま何もできなくて。 私しばらくの間本当にただ夢に出てくる彼だけを追いかけてたんです。アイギス姉さん。でもしばらく経って私急に。 Quello ce l'aveva detto all'inizio effettivamente. 胸を支配してた苦しさがなぜか抜け落ちるみたいに軽くなって今のは多分 私が夢を最後に見た時の風景です。これがどうしてきっかけなのかは正直自分でも。姉さんは今でも苦しいの？今また中に出てきた相手の人。あの人でしょ。同じ力を持ってたっていう。今のが Guarda che stronzo che è. Guarda che stronzo che è Yukari. Dobbiamo rivederlo. Il primo che ho detto è che
E siamo tornati di nuovo a questo, Era lui, ovviamente. Oh. Rimpianto addirittura. Vabbè, sì, ha senso però. È lui. Bellissimo. C'è un problema. Io adesso non so come gestirà il gioco la battaglia. Ma se questo piccolo bastardo ha le persone che gli avevamo messo a fine gioco, è la fine. Vabbè che siamo forse anche più forti di lui adesso, però potrebbe essere una dura battaglia. È il vostro rimpianto. Ecco. No, credo sarà una battaglia normale. Certo. Il rimpianto di non averlo seguito alla fine, il rimpianto di non averlo potuto salvare, il rimpianto del fatto che ha fatto tutto lui alla fine senza che voi avete fatto nulla. Non è colpa vostra, ovviamente, ma ovvio che un po' questa cosa ti rimane lo stesso. Ovviamente. Non sappiamo nulla. Sono contento di essere uscito e rientrato, arrivato a questo punto. Carica e concentra tutti, Fuka, per favore. Sai che se lo ammazzo con un colpo, porca troia, mi devasto l'esistenza. Ma porca miseria. Ok, iniziamo allora con qualcosa di semplice. Beh, 3000 passa di danno e ancora c'ha un sacco di vita. Alzo le mani al cielo. Spero che sia un bel combattimento. Lama turbinante. Siamo già a metà vita, porca miseria. E penso che non l'abbiamo manco debilitato, Cioè, lo facciamo con Koromaru perché lo facciamo, ovviamente. Mano di Dio. Minchia. Bellissimo. Ha usato Athena. Athena? Esatto, ci ha fottuto la persona. Ok. Ma è perché era Athena, quindi potrebbe cambiare persona? Sono incuriosito tantissimo da questa battaglia. Vorrei farla continuare arrivato a questo punto, ma... Vittoria! Sono sicuro che avrebbe usato anche altre persone. Ne sono abbastanza sicuro. Un'animazione. È diventato farfalle, l'essenza della stanza di velluto. Hanno distrutto il loro rimpianto, in pratica. Non penso che sia la fine, assolutamente. Manca ancora il pezzo iniziale. Matte. Carino, Koromaru. Ah, sta svanendo anche la farfalla addirittura. Ima no ga watashi tachi kara umareta kaibutsu. Demo ima no te. Ojitsuke, Yukari. Ah,
Usava le vostre persone. Persona to Shadow wa onaji mono desu yo. Onaji da kara taoseru n janai desu ka. Shadow wa dare mo ga motsu seishin no shita hanbun. Yokuatsu ka no bubun ga jittai o eta mono. E questa è la prima volta che effettivamente lo dichiarano in questo titolo, perché è stata una cosa che mi è sempre sembrata strana, ma da capitolo a capitolo il risveglio della persona è sempre qualcosa di diverso. Qua inizialmente sembrava che le persone si attivassero se tu eri capace di restare nell'ora buia, l'ora delle ombre, il che ha senso perché l'ora delle ombre, ombre persone. Qua finalmente qualcuno che ne sa sta dicendo che le ombre sono delle persone grezze e le persone sono ombre sostanzialmente rifinite con lo spirito di chi le usa. Esatto. Mareni sono shadow o jikakuteki ni kainaraseru tokubetsu na soyō o motta ningen ga iru dake desu. Jibun no shadow o kainarashita no ga persona tsukai? Mate yo, yō wa tsumari persona to shadow tte no wa呼び方が違うだけっつうか。ああ、え、ブラボジョンペイ。私や姉さんが作られたんですよ。それを理解してる人がいるはずでしょ?そういうものたちは皆命を落とした。え、わべ、grazie。それじゃ原因は私たちのペルソナだった。そういうことなの?シャドウの力は時間や空間にさえ影響するあなたたち自身の無意識の思いがペルソナを通じて実現されてしまったんです。このまま時が過ぎることを納得できない。大事なものを失った今を認めたくない。だから彼の姿をしてた。そして、OK、ora tantissimo senso la cosa e anzi è anche bello come concetto. Le ombre cambiano tempo e spazio. Noi utilizziamo le ombre assorbono sostanzialmente il nostro rancore, i nostri desideri, le nostre volontà. Tutti quanti hanno avuto del risentimento su quello che è successo, non vorrebbero che il tempo andasse avanti, crea che l'abisso del tempo ha assimilato tutto questo. Il tempo non va più avanti, l'abisso si riempie di ombre perché noi l'abbiamo costruito in questo modo. 僕らが望んだ通り時間は進まずにいて思い出の場所から出られなくなった。自分で自分を閉じ込めて立ってわけですか。笑っちゃうな。だが俺たちは勝った。原因は何であれ。Sì, ma l'abisso è ancora qui a quanto pare. もう未練の正体は判明したんだ。これで外に出られるんじゃないか。それは なんだこれ。え、esatto。これは鍵。おお。きっとその鍵で外に出られます。ま、スメティラ。あなたたちが外へ出れば時の狭間も自然と消えるでしょう。 Sì, ma Metis? La chiave del tempo. Aspetta. Aspetta un secondo. Vuoi vedere che questo DLC ha due finali? Il finale semplice, usiamo la chiave e ce ne andiamo. Restiamo invece nell'abisso del tempo e scopriamo cosa sta ancora succedendo. Anche perché Metis non ha avuto la chiave, per dire. この鍵は心の力に近いものですから、八つすべてを合わせれば扉は開くと思います。心の力が一つに集うとき いかなる扉も開かれる、あの言葉。合わせるだけってんなら簡単だな。よし、早速外出てみようぜ。開けんのって普通に寮の玄関でいいんだよな。それか、または、もう一つ、閉ざされている扉の中で、たった一つ、外へ通じていない扉、玄関か、あの扉か、どちらかです。 外へ通じていない扉。あいつの部屋か。だが、
Lo sapevo. 玄関から出れば現在へ続きますが、 その扉を使えば 過去に出るからです。 Il suo passato. 過去へ? 過去の世界ですよ。 実際に何度も体験したじゃないですか。 今回は扉を出た後に 時の狭間が消えるから、 正真正銘 本物の過去へ戻れます。 おい、 それは確かなのか? 嘘をつく意味なんてないです。 私は分かることを話しただけですし。 Ma a parte quello. つまり こういうことか。 未練を断ち切り 前へと進むのか、 未練の元へと戻るのかを選べ。 Quant'è che ci sarà lo scontro loro due contro gli altri due a sto punto? あなたはどうしたいの?私は姉さんの選択に従います。っていうか、これでやっと姉さんを良くない運命から助けられる。他のことはどうでもいいですもん。Che carino。良くない運命。姉さんはどっちにしたいんですか? Adesso devo scegliere. 私は... No, ti prego, fammi uscire, almeno ci penso, salvo. Bravo Junpei, grazie. Pensateci un attimo e uscite. Sai che per un attimo pensavo andasse a dare uno schiaffo a Junpei. Vuoi vedere che si sta per chiudere l'abisso e non ci possiamo più rientrare? Siamo davvero arrivati alla fine? L'abisso adesso si leva dalle palle perché non serve più rientrare? E quello che rimane da fare è scegliere se entrare nella sua porta o uscire. No, forse no. Forse no, eh. まずい。不安定化が始まってる。まだあと少しは持つと思いますが、悠長にはしてられませんね。断層が扉に及んだら、鍵があっても出られなくなるかも。難問が持ち上がったそばからこれだ。Che novità, Sanada. Che novità. そんでだけどさ、この鍵でどうするか決めなきゃだよな。 Qualcuno voterà di andarsene, altri decideranno di aprire la porta. Ok, ha senso quello che ha detto, ma qua non è più la sua decisione, qua è la vostra decisione. Se uno se ne vuole andare dovrebbe essere libero di andarsene. Sono d'accordo con Amada. Ma probabilmente qualcun altro invece vorrebbe affrontare questo piccolo dolore che sta sopportando ormai da quando è successo e decidere di andare avanti. Una volta superato. Meno male che qualcuno ci è arrivato. Cioè non era abbastanza ovvio. Ha senso quello che ha detto. Credo che anche Yukari sia d'accordo, sai? Yukari っちも今派だろ?昔のこと話してもしょうがないって何度も言ってたし。 Change of heart, così? Sorpresa alla fine. Non ho mai avuto la chance di
ゆかり。あいつの決意をお前は無にするってことか。そんなこと言ってない。だって過去をやり直せるんですよ。それの何が悪いんですか。じゃあ聞くが、もしお前の父親の死が帳消しになったらどうなると思う。その後に続く戦いも出会いもない。そんなお前は今のお前になれると思うか。シンジやミキの死と同じだ。俺は否定したくない。無駄な過去など一つもない。今の俺にとって全て必要なことだった。E su questo ha ragionissimo, ovviamente. Demo, sorella! Ciotto, occhizzcose! Docci mo confu si sugi! Occhizzite la rele wake nai! Shinna kare ga, ikikaeru ka moshirenai! Shouyu hanashi shiten da yo! Anta wa, ikikaerasetaku nai no? Ikikaerasetaku nei wake aru ka yo! Demo dakara tte! Konna ii arasou no mo chigei da ro!過去に戻ったらニュクスとまた戦うんだし、冷静に考えねえと。Quello è l'ultimo dei problemi, Junpei. C'ho un po' di brividi perché finalmente è diventato serio sto cazzo di DLC. Ma credo che a prescindere da tutto le cose non cambieranno. Piuttosto decideranno di accettare il fatto che lui si sacrifichi e finirà un po' alla modalità di Kingdom Hearts 3. Ovviamente è questo che è uscito prima e quasi ti direi che Kingdom Hearts 3 ha preso spunto da questo. Credo che se torniamo indietro saremo noi stessi a mandare avanti ancora la storia, come è successo appunto in Kingdom Hearts 3. Noi torniamo indietro nel tempo per far sì che tutto vada esattamente come deve. Fine. まさか戦うのが怖いから嫌なの。そうじゃねえよ。いや、そうかもしんねえけど、うまく言葉になんねえ。でも冷静になってほしいんだよ。アイキスさんは鍵をどう使いたいんですか。あ、OK、マンコウサルバタージョ。過去と現在のどっちかを選ぶなんて、そんなことすぐには。こんな時まで逃げるの。Madonna mia, Yukari, quanto è stronzo sto DLC. お別れに一人だけ来なかったでしょ。生きてる彼の最後の言葉を聞いて同じ力まで引き継いだのに。Aspetta. Ah, ok, il giorno in cui l'hanno salutato. Intende proprio all'eventuale funerale che gli è stato fatto, ok? それでもまだ逃げるの？辛いのはわかる。わかるよ。私も辛くて辛くて仕方ないもん。でもゆかりさん、もういい。Sì, guarda, fai prima perché tanto davvero sei di un peso a sto giro. 鍵を一つにするのって持ち主の同意とか必要なの？いいえ、必要はないかと。鍵はただの鍵ですから。それじゃあ私がみんなから力ずくで鍵を集めて合わせちゃってもいいんだ。力ずくってみんなと戦うってこと。あ、quindi è lei che fa partire le botte? 戦いたくはないよ。でももう仕方ないでしょ。時間ないし、このまま話し合ってても結論なんて出そうにないし。それは確かにそうだな。大切な人の命をめぐる問題にあたって安易な妥協はできないだろう。お互いに。ならば。キリジョー先輩？私はユカリと共に戦う。これは以前から決めていたことだ。先輩。お前が竹馬の味方か。じゃあ、in sostanza abbiamo tre partiti. Abbiamo gli indecisi, o comunque quelli che non possono fare nulla, che sono Junpei, Koromaru, Fuka forse e Aegis, perché Aegis alla fine sarà la chiave che cambierà tutto. Metis alla fine sta dalla nostra parte. Poi abbiamo Yukari, che è il metodo drastico, proprio
torniamo nel passato, non me ne frega niente, vi rubo pure le chiavi, ma facciamolo. E Sanada e Amada che dicono no, dobbiamo lasciare le cose così come sono. Wakatta. Ore mo sono kakugo ni honki de oujiyou. Quindi siamo d'accordo sul fatto che non siamo d'accordo. Nesan o zettai ni mamorimasu. Metis wa sou da yo ne. Nani ga daiji ka hakkiri shitete. Dakara wakaru de shou. Watashi ga yuzuru ki nai tte koto. Esatto. Sonna minasan dou shite? Watashi no kimochi wa mou chanto itta yo. Anta mo. Tutti voi. Minna chanto kangaete yo kare no koto. Kare to itta taisetsu na jikan no koto. Nara tatakai ni fusawashii basho ga hitsuyou desu ne. Ketchaku kara nigerarenai basho ga. L'abisso del tempo. Junbi ga dekitara itte kudasai. Itsu demo go annai shimasu. Ah, proprio così, proprio. Ehi, andiamo e fate a botte. Chi vince sceglie. I miei amici sono irrimediabilmente divisi. Quale sarà la mia decisione? Ma io quindi davvero... è diventato tutto... Ah no, era il vetro. Stavo dicendo, è diventato tutto giallognolo. Io posso davvero uscire? Ok, no, ok.